Napoli-Milan ai rigori. Chi è favorita secondo le statistiche UEFA? Napoli-Milan può finire anche ai rigori. Si tratta di una possibilità concreta. All'andata. Infatti, la partita si è conclusa col punteggio di 1-0 per i rossoneri. Con le nuove regole e col gol in trasferta che non vale più doppio. Al Napoli basterà vincere con un gol di scarto per i supplementari e poi eventualmente la sfida dagli 11 metri. Per questo si scava nelle statistiche per scoprire quale squadra tra le due può essere favorita coi penalty. Napoli-Milan, i precedenti ai rigori, trionfano i rossoneri. La UEFA ricorda che il Napoli ha decisamente meno precedenti europei dagli 11 metri. La squadra allenata da Spalletti si è trovata 3 volte a dover vincere un incontro ai rigori. 2 volte è andata male mentre è andata bene solo nel 1990 in Coppa UEFA contro lo Sporting. Il Milan, che ha maggior tradizione internazionale, è in netto vantaggio nella speciale classifica, 6 volte ai rigori. 5 trionfi e un KO nel 2005 con Liverpool, nella finalissima che tutti ricordano. L'ultimo precedente favorevole è il 9-8 contro il Rio Ave per gli spareggi qualificazione di Europa League per la stagione 2020-21.